Del giorno, che infatti è, ragazzi, da ora in poi ascoltateci e scriveteci, perché nonostante il fatto che si sappia e si è risaputo che le droghe sono uno schifo e che non bisogna assolutamente farne uso, certe persone vanno alla ricerca concreta e costante dello sballo. Quindi, secondo voi, che cosa manca veramente oggi nella nostra società? Visto che poi nei fatti, concretamente, non ci manca niente, anzi, abbiamo tutti il sedere forse fin troppo comodo. Quindi, qual è il problema? Dove c'è una mancanza? Qual è il problema? Allora, un problema scrivetecelo. Vabbè, io sono l'emblema. Stai veramente male oggi con questa parrucca. Ma chi se ne frega? Io non sei devo così essere bella, bella amore. Ma non mi interessa, mi piaccio anche a rosa. Scriveteci al 338-811-877 cose più importanti della mia parrucca. E quindi aspettiamo i vostri sms, siamo sicuri che lo state già facendo. Domanda ufficiale è: che cosa quindi le persone vanno a ricercare nel continuo sballarsi? Perché succede questa cosa in realtà? Che mancanza c'è dietro questo gesto? Anche perché mi permetto una delle mie solite riflessioni, di quelle che fanno riflettere un po' tutto il mondo, perché certo, sono proprio ficcanti. Certo. Mi domandavo, si sa che l'adolescente tipico di oggi, diciamo, è molto più vicino allo sballo, alla droga in generale. Perché voi adolescenti di oggi siete così spesso, molto spesso frustrati e alla ricerca di un qualcosa che va oltre il... A Marzullo! Ma vaffanculo! Ciao Jack, tutto Jack. Bene? Vai, leggi. Che sei stupenda in rosa. Bella. E ti dico tre cose. Sole, cuore, amore. Morgan è malato di protagonismo. Due, l'alcol genera nel fegato degli oppiacei autogeni, quindi ne simula gli effetti. Mazzaro. Tre, per capire cosa vuol dire drogarsi, vi invito a visitare un centro per malati terminali di AIDS e farvi raccontare la loro vita. Esatto. Saluti. Ciao, infatti, testimonianza del fatto che è una cacata, che non bisogna farlo. Sì, vabbè, questo penso che insomma non dobbiamo dirlo io e te, è abbastanza, si sa, noi lo ribadiamo. Esatto, vai Jack. È sempre meglio farlo, vai Jack. Ciao ragazze, io odio la droga, ma sapere che i miei idoli musicali ne fanno o non ne fanno o non ne hanno fatto un uso pesante mi fa porre una domanda: a quale scopo introdurre del veleno nel proprio corpo e vantarsene? I miei idoli sono i Red Hot Chili Peppers. Ciao bellissime. Ciao bella, non si è capito? Sì, infatti, stessa questione. Perché la gente deve farlo? Noi vogliamo che voi cerchiate anche una risposta a questa cosa, non semplicemente il continuare a porci delle domande. Cominciamo a rispondere a delle cose. Ma vantarsene, oddio, a me non viene in mente nessun personaggio del rock veramente idolo che si vanta di questa cosa. Molti ne hanno palesemente dimostrato, come dire, la debolezza di fronte a questa droga. Chi invece ne va fiero, forse perché raggiunge veramente un livello di... pensa di essere talmente padrone di se stesso, finché poi non arriva al crollo, che pensa di potersi permettere di tutto e di poterlo... Sì, ecco, poi nel dire caso, a tutto il mondo. Nel caso di Morgan, banalmente, almeno dalle dichiarazioni, da quello che abbiamo letto, abbiamo visto anche che lui l'ha dichiarata per comunque far vedere una sua debolezza, dicendo: io uso questa cosa per curare la depressione. Cazzata. Nel senso che, a mia opinione, mio personale parere, non è proprio così direttamente proporzionale la funzione, però insomma questa è stata, quindi lui l'ha fatta in maniera molto mani avanti, nel senso senza troppo egocentrismo da quel punto di vista lì, o senza troppo, insomma, quello. Vai di sms Jack. Ciao, tra droghe legali ed illegali sembra che siamo sommersi, spesso secondo me è una scorciatoia, una fuga. Io preferisco farcela nella vita con le mie idee, il mio cuore e la mia anima. Viva il sesso, il rock dei Megadeth e no alla droga. Alteria sei affascinante, che ti sembri una Winx. Scherzo, baci Paolo 78. E qui voglio farvi una cosa. Winx, dove sei? Uno di noi. Winx, la sua memoria, perché mia figlia me la chiede sempre. Io li conosco le Winx, scusa, volevo essere io. Grazie. Senti, mi viene in mente quello che ha detto lui, grandissimo. Io condivido, e anche Ketty, perché insomma di serata insieme ne abbiamo fatte, noi andiamo avanti a Coca-Cola e Sprite praticamente. Quanti ragazzini giovani vedo, magari sabato sera quando vado a fare la spesa, che si comprano le bottigliazze di superalcolici come
aperitivo della loro serata che deve iniziare necessariamente sballato. Io questa è una cosa che effettivamente faccio fatica a concepire. Io non la capisco, noi viviamo nel nome del rock. Ci si diverte comunque, cazzo. E ci divertiamo senza sballarci per forza, ragazzi. Poi, questo vuole essere il nostro messaggio. Non vogliamo fare le vecchie rincoglionite, la sbronza, ce ne siamo prese anche noi, vabbè. E di maledetto. Ma quello è un altro discorso. Non deve diventare l'abitudine che tutti i sabati sera se esco devo essere fatto. Non allora deve diventare una costante, esattamente. Quindi il terzo video per questo database che tocca un argomento un pochettino piccante ed ambiguo, e quindi speriamo di imbroccare con voi la strada giusta, è il video di Joe Strummer. Insomma, che altro dire su Joe Strummer se non che vi facciamo vedere il Redemption Song? Wings, dove sei? Pubblicità. Pubblicità. Una di noi, Wings. Adesso lo imparo, eh. Ah, ma vai di SMS, Jack. Non diciamo altro se non che. Jack, vai. Ma cos'è sta roba? Il balletto. Il balletto. Ah. Allora, vai. Noi abbiamo ogni tanto questi momenti di pura follia e non abbiamo bisogno di niente. Noi per non essere ci sballiamo. Così. Esatto. Vai, Jack. La vita è fatta di scelte e di obiettivi da raggiungere. Quando si ha tutto o quando non si ha un obiettivo vero, come ad esempio farsi una famiglia, amare qualcuno, poter esprimere la propria musica o la propria arte, allora bisogna trovare altro. E a volte le persone si buttano sulla droga. Mirko da Ferrara. Bravo Mirko. Quindi Mirko, tu me la fai più che altro una questione di... parla mia figlia, una questione di debolezza, la droga uguale debolezza, da mancanza, come ne ha parlato di obiettivi, lui. Mancanza lui. Di obiettivi, sì, mancanza di obiettivi, insicurezza, bellissimo. Quindi forse anche insicurezza un po'. O apatia nei confronti della vita e di tutto quello che si ha in torno. Vai, vai Jack. Jack. Frank Zappa è il più grande compositore della storia del rock ed è stato sempre contro l'uso di droghe. La creatività non è data dalla droga. Ecco, esatto. Io questo penso sia un punto fondamentale. Emblematico, è vero. Fondamentale, sì. Perché ragazzi, è vero. Perché sarebbe veramente triste il contrario, certo, no? Certo, sarebbe triste il contrario. Assolutamente triste, anzi, la musica, quando un artista è veramente tale, può essere definito tale, la musica, come tutta l'arte, porta a dare degli effetti di estrema così, gioia e fervore, tutto quello che molta gente va a ricercare in delle sostanze inutilmente. La musica assolutamente è una droga buona, mamma è una mia, grandissima buonissima. Buona droga. Vai Jack. Secondo me la gente lo fa perché segue la moda. La moda? Sì, può essere anche effettivamente che è diventato un po' una sorta di se non lo fai sei fuori dal gruppo. Quello allora, quando sei sì, più piccolo, quando sei ancora in fase non maggiorenne, maggiore età, insomma, tra dai 14 ai 18. Le droghe seguono anche dei cicli di moda, proprio della droga, di tipologia di assolutamente. Droga. Partendo dalle canne, poi c'è stato magari il boom dell'eroina, poi certo, della cocaina. Negli anni 90, esatto. Siamo stati negli ultimi anni, penso, con le pasticche, giovani di oggi, purtroppo. La droga sintetica. Quindi, insomma, che forse ti fotte un po' moda. The brain. Vai, vai. Jack. Chi fa uso di cocaina rischia grosso. Ah, una morte improvvisa su 3 oggi in Europa è dovuta all'uso della polverina bianca. E morirne non è neanche la cosa peggiore, visto che si rischiano ictus e infarto. No, esatto. E quando non uccidono ti riducono ad un paralitico o ad un vegetale. Non fatevi di droga. Dottor Mario P. Beh, grazie, grazie. Vedi che manda il messaggio anche lui per noi. E tra l'altro io ho letto un poco tempo fa, Alte, un articolo che mi ha fatto un po' dispiacere, un'attrice che a me piace tantissimo, che si chiamava Brittany Murphy, ha fatto vari film, insomma è stata protagonista di vari film importanti, attrice americana che all'età di 32 anni, quindi giovanissima, nell'estremo della sua bellezza, per problemi di dieta e per problemi di droga è morta di infarto un giorno nella sua villa in America, così, da un giorno con l'altro, morta improvvisa. Ci sono ancora degli studi, insomma, stanno capendo le reali cause di questa morte, però appunto c'è stato un altro decesso causa probabilmente sostanze stupefacenti. Ragazzi, non fate. Sai cosa stavo pensando? Che comunque molte persone diventano dei drogati nel momento in cui conoscono la celebrità, forse perché molti non sono nemmeno all'altezza poi di andare a reggere un impegno, uno sforzo, un impegno mentale e fisico così grande, si cade.